Buona Befana a tutti, amici di LinkedIn, amici del canale Telegram, Caffè NPL. Oggi sono in una location nuova, in un set nuovo. Sono sempre a 50 metri dalla spiaggia, infatti qui se prendete quella passerella lì, non so se si vede, si arriva in spiaggia, però ho dato la fortuna, oltre di stare in spiaggia, anche di avere la valle alle spalle, la pineta e quindi un po' di boscaglia che vedete qui dietro di me, tutto nell'arco di 1 chilometro dall'epicentro di casa mia, anche di quello che è l'ufficio. È chiaro, un altro tipo di spiaggia, un altro tipo di pineta, però sempre nel raggio, diciamo, di 15 minuti. C'è cioè un libro che è tutto a portata di 15 minuti per quanto riguarda la promozione di alcune case. Secondo me è una logica anche interessante post lockdown, questo di promuovere gli immobili con il pacchetto 15 minuti, cioè cosa hai a 15 minuti da casa tua, sia a piedi che in bici, che in scooter, che in macchina, e fai una serie di cerchi concentrici con degli insiemi che si intersecano in quello che lo zoccolo duro di ciò che hai nei pressi dell'immobile, che non è quello che viene descritto negli elenchi, che non serve a niente. Proprio parlo di spazi tipo questo che appunto ti permettono di anche in zona rossa, tanto cioè, ho la mascherina, se vado in passerella e dovessi incontrare qualcuno che non c'è, anzi c'è qualcuno con il cane, però per dire linea di massima sono qui, che nel nulla, respiro un po', cerco di pensare un po' anche alle domande che mi avete fatto post col domenicale. Col domenicale che ho analizzato un po' meglio quella che è l'enfasi che è stata data, sproporzionata ovviamente, all'argomento delle nuove regole dal 1 gennaio. Guardate qua, adesso però torno in panchina, ho camminato già abbastanza oggi, ma è abbastanza però per me che sono un bisonte, è già tanto, non ho le cartilagini, gli ammortizzatori di un tir, quindi devo dosarmi un po'. Stavo dicendo, c'è stato un po' di sproporzione in quella che è la comunicazione legata a questo argomento. Ed è impensabile che una questione che, per quanto delicata, tocca un numero limitato di soggetti, dato che le banche lo sapevano già da 2 o 3 anni, c'è stata un'accelerata recentemente, però ogni banca ha i suoi clienti e sa benissimo come si comportano e cosa fanno abitualmente e ciclicamente. Quindi sono in grado, questa regola europea del sconfino da 100 euro per i privati e 500 per le imprese, che come dire, si può risolvere internamente, basta volerlo, predisponendo degli sconfini, non facendo degli addebiti, perché poi sembra che il problema sia bancario, il problema tu ce l'hai con i dipendenti se non li paghi lo stipendio perché la banca non ti ha fatto lo sconfino, ce l'hai con le utenze, quindi con tutti i vari gestori, se per caso non ti vengono pagate le bollette che rimbalzano indietro, però tu poi hai strumenti di rateizzazione, di dilazione, di gestione, di cambio di operatore, se comunque quello ha un costo, una gestione e una fatturazione che non va bene, cioè sono tante cose in qualità di temporary manager, ve le posso appunto dire con cognizione di causa, che si possono fare per gestire le attività no core dell'azienda, se è un'azienda, privato, bilancio familiare è la stessa cosa, più o meno. È chiaro che uno
Nel momento in cui dici la banca non mi sta aiutando perché l'Europa ha cambiato le regole, è una stronzata grande quanto una casa, perché comunque la banca prima non ti aiutava, faceva una forzatura che in Europa non esiste da nessuna parte, ma neanche in America all'estero. È una regola, è un'abitudine, è una prassi, una consuetudine, chiamata come volete, tutta italiana, che però aveva dei tornaconti interessanti, perché se su 10 mesi ti mando, mettiamo tra le varie ride, ti mando 35 ride in 12 mesi e tu 27 li paghi perché ci sono i soldi e 8 non li paghi perché cioè, te li pagano nonostante non hai i soldi, su quello sconfino di quei 7 ride che sei stata pagata la bolletta, lo stipendio, la banca guadagna prima di tutto dei 35 RID, che ha un costo, che diversamente se tu te lo vai a pagare per i fatti suoi al tabacchi in posta o dall'app del cellulare oppure la bolletta senza fare RID oppure dall'app di un'altra banca diversa da loro, l'app del cellulare di una banca diversa da loro, automaticamente loro quei soldi non li guadagna e soprattutto perdono anche la cosa più importante, che è il dato, la conoscenza del dato. È fondamentale. E quindi questa cosa andava bene a loro. Invece adesso il fatto che non la possono far più, ma devono creare uno strumento adatto per farti sconfinare, che ha un costo, però è un costo autorizzato, che è inferiore rispetto a quello che il costo che avrebbe avuto in una situazione emergenziale in cui tu dipendi per quel tipo di pagamento dalla banca. Quindi stanno utilizzando a pretesto questa piccola cosa per sollevare l'attenzione verso un tema molto più importante e latente già da un po' di tempo, che è quello della gestione del calendar provisioning da 2 anni per i chirografari a contenimento al 100%, 7 massimo 9 anni per gli ipotecari secured. Questo è quello che in realtà interessa alle banche, perché se questo problema del 1º gennaio delle regole non ha nessun tipo di applicazione pratica nella popolazione, però è un tema che socialmente viene utilizzato da giornali, da politica e da tutti per fare gli interessi dei loro inserzionisti, quindi a livello mediatico le banche sono i principali sponsor pubblicitari dei giornali, appunto a livello politico finanziano le campagne elettorali, hanno un ruolo, un intreccio noto e quindi hanno preso al volo questo assist, non ha parlato nessuno di questa cosa, abbiamo parlato domenica in call, a proposito registrati il link al primo commento oppure anche al canale Telegram nel secondo commento, però capirete voi che in realtà è quello l'obiettivo. L'obiettivo è far sì che al governo prendano atto che se non li aiutano sul spostare i termini per l'applicazione di quelli che si calendar provisioning, facendo in modo che in qualche maniera concessioni con aiuti di Stato, con i soldi che arriveranno da recovery e altre compagnie cantante, loro riescano a mettere delle toppe a quelli che sono i bilanci che in questo momento, se li vai a ridurre per gli accantonamenti obbligatori, rischiano di mandare in default. E cosa fanno? Minacciano con qualcosa che tecnicamente, se loro stessi dovessero applicare, peggiorerebbe ancora di più la situazione. Perché se tu dici al mondo che dal 1º gennaio succederà sta cosa e loro non ci possono fare niente, e quindi fai capire al governo che deve fare a sua volta pressioni in Europa, che o ci aiutate su altre questioni, oppure noi non mandiamo in negativo, in segnalazione, i clienti che poi automaticamente chiudono il conto, quindi soldi in meno per la redditività con cui fare gli accantonamenti, oppure non levano i RID, quindi soldi in meno, oppure vengono segnalate, quindi non possono fare più un prestito, quindi soldi in meno. Cioè, capite che questo è un kill your business, uccidi il tuo business, però davanti a un'esigenza maggiore, quando gli capiterà un'altra occasione per tenere sotto scacco tutti questi soggetti, adesso mai, e quindi loro stanno prendendo al balzo questa cosa, però per far sì che ci sia l'adeguata pressione finalizzata ad ottenere un qualcosa di diverso da quello, perché ripeto, quella è una cosa che si riduce. Poi nel canale Telegram fra 20 minuti parlerò della differenza tra inadempienza
differenza tra rapporti inadempienti, soggetti inadempienti e soggetti insolventi. La differenza è abissale: nel primo caso non puoi segnalare anche se in ritardo, nel secondo puoi segnalare, ma la differenza è notevole. Ne parliamo dopo sul canale Telegram. A dopo.